Ciao a tutti anime, bentornati su Quinta Dimensione Letture. Un caloroso saluto a tutti quanti voi, care anime, a chi mi segue da tanto, a chi è la prima volta anche qua che mi segue, benvenuta o benvenuto. Saluto e ringrazio anche gli abbonati che sostengono il canale ogni mese. Grazie a tutti quanti davvero di cuore. Vi invito a iscrivervi al canale, fate l'iscrizione a questo canale e attivate la campanellina cliccando su tutte. Allora, qui vedete la nostra tovaglietta Merkaba, questo veicolo sacro che possiamo invocare, il nostro veicolo personale per viaggiare anche in astrale, per visitare, diciamo, mondi galattici, altre dimensioni, insomma, è a nostra disposizione. Ne parlano molto anche i lemuriani. Anche chi ha il libro di Telos, per esempio, che ha approfondito le letture sui lemuriani, saprà che cos'è la Merkaba. Comunque sia, ve lo dico anche qua. Allora, care anime, nella descrizione del video trovate tutti i dettagli di questo codice sacro di oggi, bellissimo. Trovate anche i dettagli per vedere come acquistare gli accessori che creo, come questa tovaglietta Merkaba, gli oracoli che creo per voi e per me anche per usare qua. Insomma, tutto si può acquistare, chi ha piacere se lo può fare anche a casa. Quindi leggete la descrizione del video. In ultimo, vi ricordo sul mio sito quintadimensioneletture.it. Potete acquistare la consulenza che più vi aggrada, che è per voi, insomma, ci sono diversi tipi di servizi che offro, leggete pure con calma, quando siete pronti potete direttamente acquistare dal sito, poi prendiamo un appuntamento. Quello che non trovate come trattamenti energetici, percorsi, volete capirne di più, insomma, quello che magari avete una situazione particolare, non lo sapete, chiedetemi pure via email e vediamo se si può fare qualcosa. Allora, care anime, torniamo a noi. Visto insomma il successo, la fortuna anche dei codici sacri, com'è andata a tanti di voi, sono davvero tanto felice. Vi propongo un altro codice sacro che è molto importante per tutti, soprattutto quelli che hanno ancora tanta voglia di fare nella vita, che hanno voglia di successo, ma non il successo ovviamente inteso come ego, attenzione, il successo è inteso come realizzazione personale. Per esempio, questo codice sacro lo può fare chi ha un'idea che vuole portare al mondo, vuole iniziare un'attività, vuole, che ne so, acquistare una casa, un successo personale proprio. E poi, vabbè, gli esempi ovviamente ne ho fatti pochi, ma avete capito cosa intendo. Quando uno vuole qualcosa e lo vuole realizzare, può essere qualsiasi cosa, una piccola attività personale, uno vuole scrivere un libro, quell'altro vuole tentare di fare una cosa. Qualsiasi cosa, successo nella vita, fate un'attività, fate uno sport. Qual è il vostro lavoro? Magari uno ha la sua posizione lavorativa, ma vuole avere successo. Ecco, questo è un modo che possiamo aiutare. Ovviamente non basta solo un codice sacro, c'è un lavoro da fare, ovviamente, a livello spirituale e personale ogni giorno, sia chiaro. Però con questi codici sacri andiamo a muovere molto l'energia e possiamo tanto, tanto spingere. Va bene, quindi è un codice sacro che si chiama proprio per il successo nella vita. Ovviamente lo potete fare per voi, ve lo dico qua già perché non si può ledere il libero arbitrio di nessuno, quindi non potete farlo per altre persone, lo potete fare solo per voi. Semmai potete invitare le altre persone, gli fate vedere il video, prima o poi si convinceranno, ma non possiamo assolutamente spingere, perché quella persona magari ha un altro percorso e non è pronto o pronta per quella cosa, quindi non esiste. Si può fare solo per noi, questo codice sacro. Non possiamo fare niente per gli altri se non, vi invito a vedere anche nella playlist sotto qua, sempre nel mio canale, in questo canale, della preghiera Io sono per aiutare un'altra persona. Quella la possiamo fare per tutti, in modo che richiamando la presenza Io sono di qualcuno, si illumini, gli arrivi la scintillina. Arrivi la luce a quella persona a cui teniamo, a cui teniamo proprio che insomma si liberi, no? E quindi provate a fare eventualmente la preghiera Io sono per altre persone. Allora, il codice sacro funziona, si recita minimo 21 giorni, minimo 21, ma io dico sempre di continuare di più, come se non ci fosse un domani, quindi fatelo finché non vedete che le cose si muovono. 21 giorni è il tempo necessario per far entrare un concetto, diciamo così, nel subconscio, dove dobbiamo andare, soprattutto quelli più ostici di voi, che sono molto, diciamo, preda di paletti, convinzioni, cose vecchie, schemi, tutte queste cose qua molto pressate, diciamo, dentro di sé, hanno bisogno sicuramente di più tempo per realizzare, per manifestare, va bene? Quindi 21 minimo, contate fino a 21 eventualmente, poi non contate più. Questo
quindi siete sicuri che almeno 21 giorni l'avete fatto, dopodiché potete anche andare avanti tranquillamente, ripeto, come se non ci fosse un domani. Questo codice è il 2190-2190, lo potete recitare 2190, io farò così, oppure potete fare anche 2190, il codice sacro va detto a voce. Lo ripeto e lo ri-ripeto, perché è un movimento di energia, non va detto a mente. Mi dispiace se avete persone in casa o quello che è, cercate di trovare quei 10 minuti necessari, ma fatelo a voce, anche bassa. Anche bassa se vi sentono, ma fatelo a voce, dovete muovere l'aria, dovete far uscire dal quinto chakra l'energia. È meglio, funziona. Dovete dirlo a voce. Si ripete il 2190 per 45 volte, va bene? 45 volte. Poi chiudete. Se state facendo altri codici sacri o decreti, fate tranquillamente tutti quanti. Non l'uno con l'altro non si danno fastidio, quindi fate i vostri che avete già nella vostra scaletta quotidiana. E poi chi vuole, chi serve, può aggiungere questo. Non è che ne devi fare uno e quell'altro no. Li puoi fare tutti, quanti ne vuoi durante il giorno. Lo ripeti 45 volte. Va bene? Allora, qui la richiesta iniziale potete farla voi con le vostre parole. Non è indicata una richiesta precisa per questo codice. Ovviamente va secondo il vostro sentire. Per esempio, potreste fare, caro universo, angelo ed essere di luce, datemi il successo, oppure fatemi raggiungere il successo per, e indicate anche che cosa. Se non volete indicare niente perché magari siete un po' confusi, potete sempre invocare universo, angeli ed esseri di luce, per esempio in armonia con tutto il mondo, sotto la grazia, in maniera perfetta, io chiedo di avere successo in quello che faccio nella vita, per esempio. Anche questa è bella, se magari uno non vuole per forza indirizzare verso qualcosa. Però se avete un'idea, mettetela assolutamente. Perché la vostra intenzione è importante. Se avete già un progetto o avete in mente, mettete quel progetto. Chiedo di avere successo per e mettetelo. Fate voi ognuno. Quindi è meglio così non averne una per tutti, perché ognuno deve fare la sua. Eventualmente fate quella neutra. Va bene? Se volete un po' tirar su le cose nella vostra vita, ma non avete una cosa particolare, chiedete proprio successo in quello che faccio nella mia vita. Va bene? Quindi sistematevi un attimo, pensateci un attimo. Chi vuole può fare il codice sacro 2190 insieme a me ogni giorno, viene qua, si guarda il video senza contare, perché io già ve le conto 45 volte. Se venite sopra la mia voce, siamo anche più potenti in due ovviamente, se venite sopra la mia voce non avete bisogno di contare. Chi vuol farselo per conto suo senza riascoltare il video, si prenda, non so, un piccolo calendario. Preparatevi voi un foglietto dove scrivete 45, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, arrivate fino a 45 e ogni volta sbarrate la 1, la 2, la 3, la 4. Oppure avete per esempio tipo come questi braccialetti qua, no? Potete anche fare voi così, contare se avete la numerazione ovviamente giusta, perché di solito sono da 7, sono da 14, 21, da 108, le mala quelle più lunghe tipo tibetane, insomma, non sempre. Ci sono già le 45, comunque fate voi, il modo per contare lo trovate. Allora, fate quindi tre respiri profondi, va bene? Noi, la richiesta io già ve l'ho detta, quindi qui in questo video non la farò e partirò direttamente con il codice sacro per il successo nella vita. Facciamo qualche rintocco del nostro diapason a 528 Hz perché è fondamentale, è una vibrazione che vi fa risuonare la felicità, l'apertura mentale, la felicità e la positività. Chi ce l'ha magari già lo saprà usare, chi vuole se lo può acquistare su internet si trova e vi faccio vedere adesso io qua come si fa con il martelletto suo. Basta dare un colpo secco, non pianino, secco e lasciare la vibrazione che vada nell'aria. Va bene? Quindi facciamo un bel respiro, facciamo qualche rintocco a 528 Hz che si diffonda nel vostro ambiente, nella vostra stanza, ma anche qua in questo video, perché le vibrazioni a distanza arrivano. Ecco perché molto spesso metto in guardia su chi ascoltate. Attenzione, le vibrazioni arrivano anche a distanza, l'energia a distanza arriva sì e come se arriva. Quindi attenzione, va bene? E quindi oggi vi mando queste vibrazioni di felicità a quelli che sono all'ascolto. Facciamo un bel respiro e poi partiamo con la ripetizione per 45 volte del codice sacro per il successo nella vita 2190.
Vi ricordo che alla fine faremo anche delle carte per voi dove devi scegliere una carta per un messaggio per te. Partiamo con il codice sacro. 2190. 2190. 2190. 2190. 2190. 2190 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 Molto bene. Ringraziamo anche, ovviamente, con un grazie, grazie, grazie. E adesso vi ricordo, dovete farlo per almeno 21 giorni, va bene? Ma continuate anche dopo. Vediamo adesso 4, mi arriva qua un 4, puoi scegliere più di un messaggio per te. Scegli la carta 1 o la carta 2 o la carta 3 o la carta 4. Carta 1, la carta 2, la carta 3, la carta 4. Ecco qua le nostre carte, i nostri messaggi per noi, che ovviamente è sincronicamente perfetto, soprattutto stando su questo video particolare del codice sacro 2190 per il successo della vita. Quindi a maggior ragione vediamo qua su questo argomento, sull'energia che sta sprigionando questo video, vediamo che cosa viene fuori. La carta 1, la carta 2, la carta 3, la carta 4. Partiamo con la carta numero 1. Chi ha scelto la 1? Il sole, l'energia dell'oro e del sole ti porteranno fama e fortuna. Vabbè, cioè, io vi traduco in tempo reale, ma chi sa l'inglese non c'è trucco e non ci inganno lo stesso, eh? The golden energy of the sun brings fame and fortune. L'energia dorata, no? Dell'oro dorata del sole ti porta fama e fortuna. Fama, ovviamente, come successo. Cioè, io non ho parole, ragazzi, perché comunque qua anime e non lo so io.
Codice per il successo nella fortuna inizia anche con San, Su, successo, SU e sotto fame e fortuna. Ditemi voi, io cara carta 1, sono contenta per te, ma quando dire c'è la connessione pazzesca, una cosa pazzesca, io ancora dopo anni su questo canale, ma sono sempre come una bambina, nel senso che comunque quando vedo così mi vengono subito i brividi perché capisco la connessione forte che sto creando e che ho creato e che condivido con voi e quindi anche voi ne beneficiate. Ecco perché dico attenzione sempre a chi ascoltate. Guardate qua che carta, carta numero 1, devo parlare ancora? Te magari ti è servita una volta a recitarlo e già, e siamo a posto, no? Basta. Cioè incredibile, una cosa incredibile, successo e fortuna, ciao, ti saluto, va benissimo così, carta numero 1 è a posto, la mettiamo qua. Adesso un altro respiro per la carta numero 2. Vediamo chi c'è qua. Oh, qui c'è un evento magico, la notte perfetta. Qua probabilmente di notte, cara anima, potrebbe accadere qualcosa di meraviglioso, di magico, ovviamente, scusate, cioè magico nel senso incantevole, meraviglioso, quasi mistico, quasi magico. Qui una sera sarà così, sarà fatata, sarà magica, sarà stupenda, la notte perfetta. Diciamo sera-notte, qui c'è la notte, cara anima, eh? Qui è di notte che succederà qualcosa di meraviglioso. Una sera incantata, cioè proprio una cosa di quelle da favola, cara anima. Cioè qui, finora, io non lo so, ma qui è assicurato, attenzione che tra di voi qua ci saranno persone di grandissimo successo, già lo so io, sono sicura, va bene? Perché, cioè, vedete che ve le tiro fuori davanti agli occhi, eh? Quindi, questa notte è perfetta, io poi dopo sono curiosa, fatemi sapere però, perché sono curiosa. Sotto scrivetemi, venitemi a dire che cos'è questa cosa, il successo della carta numero 1 qua, il successo di qua la sera magica, cioè fatemi sapere per favore perché poi io voglio sapere, grazie a questo codice sacro, insomma, sono contenta, questo è a disposizione di tutti, di tutto il collettivo, gratuito, va bene? Questa è magia pura, nel senso divina, ovviamente, no? Credeteci sempre, anche quando le cose sembrano non sbloccarsi, credeteci sempre, 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 sempre. Va bene? Sempre. Forse c'è bisogno a volte che qualcuno ce lo dica, magari all'ascolto avverto questa cosa, che c'è bisogno, magari uno lo sa, perché uno lo sa, che deve credere, che deve continuare, che deve persistere. Però magari a volte qualcuno che ci aiuta, ci sprona, ci aiuta, ci fa bene. E qua sono io per questo. Magari ti serviva proprio adesso sapere queste cose, sentire la mia voce e sentire quello che ti dicevo e che ti dico continua sempre, 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 perché ce la farai. E questa energia ti rimane, va bene? Vediamo, carta numero 3. Qui dice gli elementi, quindi qui c'è da lavorare magari qualcosa con gli elementi. Allora, gli elementi del fuoco, aria, terra e acqua. Sono proprio combinati insieme molto potenti. Proteggono anche i confini spirituali, mentali, fisici ed emozionali. Allora, cosa intende qua? Protezione dei confini. Quindi qua c'è da fare una protezione, care anime. Poi ovviamente vedete voi se maneggiate qualcosa di magico con le candele, per esempio per il fuoco, con le candele mi viene la cosa migliore che potreste fare sono quelle com'è che si dice? Al miele, ok? Però puro, Candela al miele, fuoco e terra, per esempio già ce l'abbiamo perché la terra è proprio il miele con le api e il fuoco, quando accendiamo la candela, ci rappresenta l'elemento fuoco. L'aria potrebbe essere proprio l'incenso e l'acqua potreste prendere, non so, un'acqua per esempio cristallizzata, un'acqua lunare, per esempio, oppure un fluido, non so chi usa perché io faccio anche Aura Soma con le bottigliette, con le pomander, con le quintessenze dei maestri ascesi. Se volete potete anche fare con quelle, per l'elemento liquido, vedete voi, se avete un elisir, avete un oleolito, qualcosa che avete preparato. Allora, qua quando fate queste cose, pensate a una protezione di voi stessi, vedetevi circondati proprio da acqua, aria, terra e fuoco per proteggerci proprio con questi elementi, va bene? Così tutti i nostri confini mentali, spirituali, fisici ed emozionali, praticamente sono anche i corpi energetici. Qui c'è bisogno di una protezione. C'è bisogno di una energia, di una pulizia. Va bene? Questa era la carta numero 3. Probabilmente qui ci sta dicendo che il tuo successo è bloccato da qualcosa che non va nella tua energia, eh?
Non c'è niente di strano o di preoccupante, c'è semplicemente da pulirti. Questo è. Va bene? Poi uno si può pulire come vuole, se uno ha il suo metodo e gli piace, che ne so, passarsi il Palo Santo tutti i giorni, non è che non va bene uguale, eh? Poi vedete voi, insomma, lasciatevi ispirare. Chiamate la presenza io sono, che vi dica che cosa dovete fare. Meglio di lei non c'è nessuno. Allora, carta numero 3 a posto. Chissà perché oggi gioco con queste carte così a fare tutte queste posizioni, che significherà qualcosa. Allora, carta numero 4, il messaggio, ecco qua, la perseveranza, la motivazione di andare avanti, diciamo che annulla tutti gli ostacoli, ci fa andare avanti, buttiamo giù tutti i paletti, tutte diciamo, togliamo ogni ostacolo davanti a noi, la motivazione di andare avanti, la perseveranza, la forza. Quando prima qua dicevo sempre, 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 vai avanti, vai avanti, vai avanti, un'indicazione per te, cara anima, di perseverare, si rivolge a tutti, ovviamente, perché è un consiglio, persevera, continua, sii motivato, sii motivata come un coach, no? Spirituale, che ti dice vai, 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 no? E ti dà la motivazione, la devi avere tu questa motivazione. Quindi qui è un messaggio per tutti. In più, secondo me, è un messaggio anche a quelli che magari si stanno perdendo un po' per strada. Con la perseveranza e con la motivazione, magari sono tante o magari non lo so, è tanto tempo che fanno le cose, nulla succede. Se avete scelto più di una carta, fate poi più uno più uno, Potete associare il messaggio A, il messaggio B, il messaggio C, insomma, vedete un po' cosa viene fuori per ognuno di voi. Questo è il bello, no? Del prendere i messaggi multipli, perché comunque non è che c'è un messaggio solo e basta. Molte volte si sono celati dietro anche ad altri messaggi. Quindi se sei tra quelli che magari o non sono molto costanti, o si buttano giù facilmente, non vedono il risultato e quindi si fermano. Perseveranza e motivazione, se no il successo non è che te lo regalano così. Sarai premiato o premiata per la tua perseveranza e motivazione. Questa è la carta numero 4. Cari anime, vi ricordo, 2190, mi raccomando, fatelo sempre. Se volete raggiungere qualsiasi cosa, anche in amore, prima non l'ho detto, ma anche in amore eventualmente, cioè il successo nella vita è verso quello che comunque noi desideriamo. E se proprio non è giusto quello che noi desideriamo, perché c'è qualcosa di più alto, tanto non ve lo danno. Vi daranno quello che è più alto per voi. Quindi cominciate anche a capire quando è il caso che forse c'è qualcosa che non va, di continuare a insistere sempre su quella cosa, perché magari non è la cosa per voi. Quindi sì, ok, sì, perseveranza, sì, continuare, ma cerchiamo anche di fare un po' di meditazione e capire, ma mi starò sbagliando. Magari c'è qualcos'altro per me, non è quella cosa lì, non è quella persona lì. Allora, in questo caso, poi concludo, se vi vengono questi dubbi sul che cosa è giusto per me o non è giusto per me, vi fate il decreto di Crayon, lo sto facendo bene. Semplicissimo, è nella playlist dei decreti e codici sacri qua sul mio canale, perché vi porta verso la direzione giusta. Va bene? Quindi se avete questo tipo di dubbi, per esempio, con questo codice sacro qua all'inizio fate, solo chi ha i dubbi, la richiesta neutra, quella che ho detto, universo, angeli ed esseri di luce, in armonia con tutto il mondo, sotto la grazia e in maniera perfetta, io chiedo di avere successo nella mia vita. Aggiungete anche per il mio più alto bene. È fatto, è fatto, è fatto. Grazie, grazie, grazie. E poi cominciate col 2190 per 45 volte. Chi ha dei dubbi può fare la richiesta in modo neutro, l'universo vi porterà verso la strada. In aggiunta si può fare anche quel decreto di Crayon, lo sto facendo bene, che sposta nel posto giusto, al momento giusto. Chi ha dubbi, chi vuole andare dritto là, ci provi, faccia come si sente. Care anime, per questo video ho terminato, vi saluto, vi aspetto presto su Quinta Dimensione Letture per un nuovo video insieme a me. Se volete altri codici sacri, andate nei codici sacri decreti, leggete la descrizione del video, anche per ko-fi.com, chi vuole una rispostina veloce ad una domanda, dietro una piccolissima donazione darò la rispostina, e su wise.com per i video consulti, su quintadimensioneletture.it per tutti gli altri servizi che offro. A presto, care anime, ciao a tutti, grazie!